la Sicilia spera, insomma, che il Palermo Calcio si riprenda alla grande, grazie al nuovo presidente Paul Baccaglini, che è in collegamento con noi. Buonasera Paul. Buonasera. Caro buonasera. Presidente. Good buonasera. Evening, Mr. Baccaglini. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. I'm fine. Thank you very much. Thank you for having me. It's a pleasure to be on air. Allora, senta Paul, presidente, tenga conto che Zucconi, insomma, sta parlando da Washington, per cui vedi, lei è venuto in Italia, invece noi abbiamo Zucconi che è a Washington, per cui è una connection italo-americana pazzesca. Ma probabilmente adesso butteranno Snowden in questo scambio e ci faranno uno scambio Russia-Stati Uniti, vediamo il triangolo delle Bermuda. Senta, esatto. Come le è venuto in mente di comprare una squadra che certamente bene non va neanche dal punto di vista finanziario? Cioè, questi soldi da dove arrivano? Questo gruppo Integritas, sai, sì, che io poi ho un po' questa diffidenza nei confronti dei nomi, perché mi ricordo giornali che si chiamano La Verità e non la dicono mai, che si chiamano L'Unità e sono divisissimi, che si chiamano raccontano delle balle. Cioè, questa Integritas, da dove arrivano i the money, follow the money, dove arrivano i soldi? Vede, allora, questo è un fondo che è nato da tre esperienze completamente diverse. La mia nel mondo della finanza come trader e da altre due persone, i miei soci, che vengono invece dal mondo delle banche. Questi fondi in realtà è un'operazione che sarebbe banale, probabilmente è noioso descrivere in radio, ma è un'operazione piuttosto complessa che non si articola semplicemente su l'operazione Palermo, ma che si spalma su un asset class, il portfolio del gruppo Zamparini, che è stata la cosa per noi più interessante quando abbiamo cominciato ad analizzare questa opportunità. Ora, parlare da dove vengono i soldi, ci sono poi 100 clausole di confidenzialità per cui non è che possiamo, certo, parlare di questo. Comunque è un fondo che riunisce, insomma, tante persone, insomma, tante realtà. Ma vede, mi fa piacere anche approfondire, e lo faccio veramente in due secondi. Grazie. Questo aspetto. Allora, la finanza, e dietro la parola fondo, lo dicevo questa mattina in conferenza stampa, penso che nella testa di tutti sia questa sorta di pentolone magico dove vengono messi dei soldi che poi vengono applicati ai mercati, sì, creando un ritorno. Ecco, a volte vengono messi gli investitori a bollire in quel pentolone, attenzione. È molto vero. Nel 2017 però questo è un modello che, a mio modo di vedere, nella mia esperienza, è un modello un po' antico, un po' passato, perché tante volte capita di entrare in contatto con dei potenziali clienti, investitori che non hanno un portfolio, non hanno un interesse specifico nel mettere i propri fondi all'interno di un pentolone, però c'hanno idee, c'hanno fondi. Allora ecco che subentra tutta una parte che a me piace definire finanza creativa, in cui si possono trovare alternative e fare delle connection all'interno del mondo della finanza per creare dei progetti interessanti. Attenzione, questo, Palermo, sì, connection non suona benissimo, ma comunque, insomma, beh, lasciamo perdere. No, il punto questo però l'ha detto lei, non io. L'ho detto io, no, vabbè, assolutamente. Mi interessa questo. Allora, da quello che sappiamo, il mondo del calcio italiano è una voragine che divora soldi, e gli investitori, buoni, cattivi che siano, se investono è perché vogliono fare soldi, altrimenti andrebbero a giocare a golf o a boccette. Ecco, le pare che una società come il Palermo, che ha lo stadio che ha, e non è certamente lo stadio della Juventus, che ha un bacino di pubblico, cioè che possa essere un'impresa, parlo proprio in termini commerciali, lasciamo perdere la passione, i colori, rosa nero, che possa rendere in futuro con questo stadio, in questa situazione, in questa Serie A italiana? Guardi, la risposta è sì. Noi abbiamo fatto, così come il presidente Zamparini, la due diligence su di noi l'abbiamo fatta
sui suoi asset e ovviamente sul Palermo, che è questo di cui stiamo parlando. I margini di crescita, se lei prende la situazione amministrativa dirigenziale di come vengono gestite varie società di calcio nella Lega di Serie A italiana, si può facilmente intuire dove intervenire applicando dei modelli che si sono rivelati di successo da un punto di vista economico e di ritorni economici, applicarli, dicevo, all'ottimizzazione dell'amministrazione di una società di calcio e si hanno sicuramente delle soddisfazioni e dei ritorni economici importanti. Poi non dimentichiamo che, passione o non passione, il Palermo ha tifosi, lei sta in America, palermitani stanno in America, stanno in Germania, dunque noi ci troviamo un marchio potentissimo, perché quale simbolo migliore che la squadra della propria città natale, anche se è quella dei genitori, per riscoprire le proprie origini e radici. Quindi in realtà la potenzialità, il potenziale economico dietro un'operazione del genere, cioè, a me piace dire che il Palermo Calcio per me rientra all'interno del concetto del Made in Italy, che è una cosa che è sfruttata economicamente troppo poco, ma che se ci mettiamo delle idee, applichiamo dei modelli forti ed efficaci, io credo che possa creare dei ritorni economici molto 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 buoni. E lo stadio? E lo stadio? Lo stadio è una delle priorità, questo non è da nascondersi che quello attuale non rappresenta gli standard che noi vogliamo. E noi crediamo, abbiamo l'ottimismo, abbiamo la voglia, abbiamo la passione per andare a spiegare alle istituzioni, cominceremo domani con la regione, giovedì con il sindaco, face to face, e dire: ragazzi, questa, finché è così, è una lose-lose. Se facciamo lo stadio nuovo diventa una win-win. È un affare che è buono, vinciamo per tutti. È un affare, certo. Esatto. Senta, abbiamo recuperato da una delle puntate delle Iene la sua intervista. Indovini a chi? Senta Baccaglini, senta. Benvenuti a Montecitorio con l'onorevole Luca Orlando. Ciao. Perché ci sono così pochi giovani nella politica? Posso dire che se anche non gridi sento lo stesso? Ma perché io sento la musica, ce l'ho nel sangue, mi pulsa nelle vene. Vabbè. Devo fare un discorso serio? Certo! Allora lo farò sorridendo. Sì! Se i giovani non capiscono che la politica condiziona la loro vita, sì, saranno fregati. Ma mi scusi, come fanno i giovani a venire a Montecitorio? In treno? Anche a piedi, come hai fatto tu. Che ho fatto con le mani verso il cielo. Va bene, questa era molto molto divertente, il personaggio che lei faceva. Ma lei dovrà incontrare Luca Orlando, insomma, mica gli dirà così, ovviamente, no? In altre vesti. Ma certamente farò così, urlando e facendo il DJ giovane, gli spiegherò come sarà lo stadio del Palermo, vediamo se... Però lo facciamo, questo sa, stadio, sindaco? Lei sa che in futuro le prospettive politiche sono che sia il Movimento 5 Stelle a prendere in mano... diciamo i bottoni, la stanza di bottoni nei comuni, la regione Sicilia, e da quello che si è visto a Roma, insomma, non è facilissimo trovare accordi per costruire stadi con questo nuovo movimento. Lei è pronto ad affrontare anche loro? Certamente, perché credo nella validità del progetto, dunque qualunque sia l'estrazione politica, io credo che ci troveremo di fronte delle persone che, se hanno deciso di candidarsi, mi auguro che la motivazione principale sia quella di tutelare, migliorare e investire nella città che stanno andando ad occupare, diciamo così, a occupare la stanza dei bottoni, ad amministrare, come lei l'ha definita, diciamo, amministrare. Senta, ecco, per... No, prego. Ecco, niente, quindi io dico, se l'obiettivo è da parte loro avere la migliore amministrazione, se siamo bravi noi a spiegare quali sono i grandi vantaggi di un progetto importante, che poi, attenzione, è un progetto
che ha già questa cosa nei mercati è molto importante, si chiama proof of concept, cioè mettiamolo in pratica, sì, prototipiamolo. Beh, basta andare a Torino e vedere che cosa è successo. Quindi ma lì c'era Fassino, però lì c'era Fassino, attenzione, non c'erano i 5 Stelle. Senta, Baccaglini, lei insomma sarà come Zamparini, cioè 3-4 allenatori a stagione li fa fuori, oppure sì, oggi sono stato a pranzo con l'allenatore, l'ho guardato, gli ho detto: guarda, mi dispiace, io per non deludere il presidente uscente ti mando a casa sarò io in panchina domani. È uno scherzo da Iena, questo. Sì, ci può parlare per un minuto Baccaglini della sua storia, nel senso, lei è nata a Chicago, giusto? Sì, corretto. Ok, quindi i genitori sono un uno italiano, uno americano. Okay. Davvero italo-americano. Vero italo-americano. E poi il percorso qual è stato? Cioè, nel senso, il percorso poi che l'ha portato in Italia e ha fatto anche il nostro mestiere, conduttore radiofonico, sì, anche per RTL, dobbiamo dirlo. E però poi il discorso del trader era un discorso... Vabbè, dobbiamo dirlo, non mica tutti sono perfetti, dai. No, dobbiamo sono perfetti. lo dobbiamo dirlo per forza. Certo. E poi dopo la passione per il trading, per l'economia, era già da prima, dopo, quando è nata? Guardi, io vengo da una famiglia di scienziati. In realtà mio padre è un professore ricercatore di neurobiologia, mia sorella è professoressa di matematica, e uno dice: quindi tu sei stato adottato. No, in realtà io ho da sempre coltivato l'amore per i numeri, per la matematica, per la geometria. La comunicazione è stato un mondo fantastico che si è aperto quando avevo 20 anni e nel quale sono entrato e mi sono divertito moltissimo. Ma è un mondo, lei lo sa, che non è facilissimo costruire una carriera economicamente stabile all'interno dello spettacolo. E quindi il trader è sempre stato, il bello di lavorare nel mondo dello spettacolo è che si ha molto tempo libero, e quindi avendo molto tempo libero io ho potuto usare questo tempo per cominciare ad applicare modelli probabilistici e geometrici, con i quali non vi stancherò, ad analisi tecnica sui mercati, e poi ho scoperto che questo in realtà poteva creare dei profitti, e quando poi il mondo dello spettacolo è tramontato ed è finito, io ho costruito la mia carriera inizialmente da solo con i miei fondi, perché tu devi sempre dimostrare prima con i tuoi soldi, poi pian pianino crescendo, gestendo quelli della mia famiglia, un passo alla volta, e alla fine sono arrivato dove sono arrivato. Ottimo, bene, siamo quasi in chiusura. I soldi ci sono, o siamo in quel mondo di make believe, di buffi, di pagherò, di scambi? Ci sono gli soldi o no? Ci sono. Ma ci sono anche in quelle del Milan, perché ha visto cosa succede con i cinesi del Milan. Che giudizio ne dà? Guardi, io ho un'opinione personale che magari poi potremmo approfondire fuori onda. Non la vuole dire, fuori onda. Vabbè, se la vede stasera Napoli Real Madrid? Sì, assolutamente. Io credo che sia una grande occasione per appunto esportare il marchio Made in Italy, quindi spero che il calcio italiano possa fare bene, possa portare un buon risultato, anche se comunque nel mio cuore sono già proiettato a domenica pensando alla Roma. Corretto. Spero che lei creda anche a giocatori italiani, però, perché insomma non è che ero il calcio italiano di Made in Italy ce n'è sempre. C'è un calciatore italiano che le piacerebbe avere nel Palermo? Si esponga. L'ho detto oggi. Il giocatore che noi vogliamo acquistare quest'estate, lo dico in anteprima, è un giocatore solido che ci farà vincere tante partite importanti la prossima stagione. E quindi? Basta, questo. Chi è? Non abbiamo ancora individuato. Ho capito. Cerca il giocatore solido per il Palermo Calcio. Che ci faccia vincere. Presidente Baccaglini, in bocca al lupo. Presidente Baccaglini, Palermo. Certo. Lei ha un accento del nord, tra l'altro, pure giustamente, Chicago. Ha una... Non sembra certamente scambiabile per un siciliano. Zamparini, ma non è ci sono... Ci sono i meravigliosi concittadini palermitani che mi stanno insegnando. È che come si fa con una lingua nuova, mi hanno insegnato solo le cose che in radio non si può fare. Le parolacce. Minga, va bene. Grazie Baccaglini, buona fortuna.